Ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale. Ebbene, per chi fosse nuovo per questo canale e fosse capitato esattamente su questo video un esercizio di conversazione, che cos'è? Di che cosa si tratta? È l'unico esercizio che troverai mai su YouTube dove è lo studente che sta guardando il video il vero protagonista. E difatti è un video interattivo che ti permetterà di entrare nella conversazione e di esserne partecipe. Ti consiglio di andare a rivedere anche tutti gli altri video di questa playlist, perché in ognuno di essi abbiamo affrontato un diverso tema, un diverso contesto. Quindi che cosa aspetti? Se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale e attiva anche la campanellina. In questo modo non ti perderai nessun contenuto, perché verrai avvisato. Noi ora tiriamoci sulle maniche e cominciamo a lavorare. Come forse già sai, questo video è suddiviso in tre parti. La prima parte del video io avrò la conversazione insieme a te e ti lascerò delle frasi, uno scheletro di frase con degli spazi vuoti. Sarai tu a doverli riempire. Quindi ti lascio il tempo e lo spazio per poter prendere appunti e preparare le tue risposte. Nella seconda parte del video invece è giunto il momento di parlare. Quindi fai sparire la tua timidezza e parla, anche se ti trovi davanti a uno schermo. Nella terza parte del video leggeremo insieme la conversazione e questo ti permetterà, dovessero esserci degli errori, di correggerli. Ma non solamente questo, ti permetterà anche di mettere in pratica la tua pronuncia ed eventualmente di perfezionarla. Con il video di oggi siamo in ufficio e io e te saremo due colleghi. Quindi cosa stiamo aspettando? Mettiamoci subito a conversare. Quindi ci troviamo di fronte a una fotocopiatrice che ovviamente non vuole funzionare e siamo due colleghi che si vogliono aiutare reciprocamente per poter arrivare a sistemare questa fotocopiatrice. Simon, can you help me? I can't print anything. Simon, can you help me? I can't print anything. Yes, it is. Yes, it is. I did that. Nothing happened. I did that. Nothing happened. How can I check if that's the problem? How can I check if that's the problem? Okay, let's try. Okay, let's try. Let's see. Oh no, it's not the right size. Let's see. Oh no, it's not the right size. All right, let's see if this works. All right, let's see if this works. Great, thanks Simon. Great, thanks Simon. Siamo arrivati alla seconda parte del video. In questa parte tu dovrai rispondere alle mie frasi e creeremo quindi una vera e propria conversazione. Pronti? Via! Simon, can you help me? I can't print anything.
Yes, it is. I did that. Nothing happened. How can I check if that's the problem? Okay, let's try. Let's see. Oh no, it's not the right size. All right, let's see if this works. Great, thanks, Simon. Eccoci arrivati alla terza parte del video. In questa parte leggeremo insieme io e te l'intera conversazione ed è il momento di correggere eventuali errori. Ma non solo, questo anche è il momento perfetto per poter migliorare la tua pronuncia e dargli magari quella spinta in più. Quindi forza, tira fuori le tue doti di attore e cominciamo! Simon, can you help me? I can't print anything. Is the printer on? Yes, it is. Maybe turn it off and then turn it back on again. I did that. Nothing happened. Okay, well, maybe there's a connection problem. How can I check if that's the problem? You can run a test on your computer. It's really quick. Let me show you. Okay, let's try. Nope, it's not the connection. Maybe the paper size is wrong? Let's see. Oh no, it's not the right size. Okay, you need to change it to the correct paper size. All right, let's see if this works. Yes, it's working. Great, thanks, Simon. No problem. Simon, can you help me? I can't print anything. Is the printer on? Yes, it is. Maybe turn it off and then turn it back on again. I did that. Nothing happened. Okay, well, maybe there's a connection problem. How can I check if that's the problem? You can run a test on your computer. It's really quick. Let me show you. Okay, let's try. Nope, it's not the connection. Maybe the paper size is wrong? Let's see. Oh no, it's not the right size. Okay, you need to change it to the correct paper size. All right, let's see if this works. Yes, it's working. Great, thanks, Simon. No problem. Nel caso in cui ti fossi perso qualcosina per strada, non esitare e ricomincia il video da capo. Questo ti permetterà di acquisire la fluency, e cioè la capacità di parlare leggermente più veloce ed in maniera più sicura. Ecco terminato il nostro esercizio di conversazione. Come sai, tutte le mie lezioni sono anche su queste due piattaforme podcast, e cioè Spotify e Spreaker. Io ti aspetto lì oppure ogni martedì proprio qui su YouTube alle ore 21. See you next time. Bye bye.